Sì, a quest'ora magno. No, io a quest'ora magno. Per carità. Non aspetta, se ti io gli spaldo la pasta, se trovo a baio quel tipo di... Esatto. Su ritmo stasera, come mai sta ritmo. No ragazzi, non ci siamo, perché per la seconda volta cominciamo tardi, non per nostra responsabilità, ma non ci siamo affatto adesso. No. Ci sono veramente girati i coglioni oggi. Sì, giovedì questo sera sono le 7, io poi sapete anche che a quest'ora sono le solite a cena, quindi male male, adesso questo aspetto andrà approfondito. C'è un'ora allora... del tempo che devi sforare, cioè che devi fare? Devi sforare, perché devi sforare? Che è Sanremo e... Sanremo sfora. Va bene, allora non mi dici niente di questa mia acconciatura allo schiaffo, eh? L'ho detto prima, infatti, mi sono... Stesso parrucchiere della Pina. Io ho lo stesso parrucchiere della Pina. Ma sempre i cinesi lì a Piazza Solferino, vai? Certo, la mia Maria. Ciao Maria! Me l'ha fatti lei, infatti, la frangetta. Se... 3 euro, quando gli hai dato? Quando gli do, taglio, ho messo in piedi 12 euro. Pensavo 3. No, pure 12 euro c'è stato. Senti, allora, buonasera a tutti e tutti e... Io ti dico subito di preparare una canzone, perché anche questa settimana è densa di avvenimenti, ma manco tanto in realtà, però ce n'è uno su tutti proprio, che vale la pena commentare. Sì, uno oggi tutti. Poi, che poi oggi è anche la liberazione, l'anniversario della liberazione di Roma, quindi... Roma, sì, lo so. Ancora più gusto. Ma infatti, guarda, ho pure pensato che non venisse a caso, ora... Che lo debba fare una grillina, qui potremmo discuterne. Non ha fatto niente. Per 3 trasmissioni a venire rispetto a questa cosa, però noi invece lasciamo correre, perché vabbè, insomma, secondo me si è fatta rode, non ti dico cosa, Virginia, perché ho scoperto, io mi ero persa nei meandri del web questa cosa che invece mi hanno suggerito dalla regia, e che Virginia una ventina di giorni fa scarsi è andata a Ostia per vedere come si svolgevano le operazioni di riapertura del mercato. E l'hanno messa paraculate.
Non è che l'hanno presa a paraculate, ci sono stati, c'è stato Luca Marcella che è il consigliere lì a Ostia, C'è stata una Casa contestazione, Bauer, qualcosa? insieme a altri qualche pochi altri del suo partito, non so manco se è più un partito movimento, insomma loro, che hanno contestato duramente Virginia Raggi e le hanno proprio impedito di uscire dalla macchina. Ora, anche lì non entro nel merito perché potremmo stare qua 10 giorni e certo è che Virginia, insomma, su questa questione, ovviamente stiamo parlando dello sgombero che non è ancora stato effettuato, ma che crediamo, speriamo sia prossimo, dello stabilimento, come si dice, occupato abusivamente in via Napoleone III, e Virginia Raggi, devo dire la verità, si era già adoperata in questo senso, l'anno scorso gli aveva fatto staccare la scritta, però insomma adesso sembra che sia ufficiale. E quindi, insomma, sembra che qualche militante dice che ancora non gli è stato notificato, non si No, no, è capisce stata molto. la notifica oggi pomeriggio, da quello che so io, da quello che ho letto, insomma. Hai letto sulla stampa nazionale che gli è stato notificato oggi pomeriggio dalla Digos? Io Sì, sapevo su, che. insomma, qualcuno ha pubblicato qualcosa di simile su Facebook, c'era anche una diretta, mi sembra, mentre gli portavano la notifica. Ah, ho capito. Beh, sì, comunque era questione, insomma, di poco perché era ufficiale la cosa, Ma è il insomma, loro stava così. stile senza opporre resistenza, anzi qualcuno sarà pure scappato via, se il capo loro era Travestito. scappato via travestito in Svizzera, qualcuno di loro si sarà travestito da immigrato da richiedente asilo e avrà fatto... Dentro un furgoncino dell'Arci. Ma c'è facile, cioè non mi stupirebbe. Parliamo dei fascisti, non è che parliamo insomma di gente normale. No, ma poi insomma, no, i travestimenti e le tentate fughe, Beh, i patrioti, ne quelli che... abbiamo già degli esempi Beh, illustri. loro, Quindi gli ultimi a difendere la patria, no? Quando li senti. probabilmente anche quello stabile, anche se ho letto che, sapendo insomma che l'aria che tirava non era delle migliori, avevano già occupato delle altre superfici, mi sa proprio nei pressi di Ostia, però anche per quelle dovrebbe essere Beh, prossimo speriamo, insomma. l'occupo. Ma no, mica per niente, perché ovviamente il reato contestato è quello di occupazione abusiva, visto che lo stabile, tra l'altro, era uno stabile enorme in via Napoleone III, quindi pieno centro di Roma, sa com'è, non è che saranno No, occupati in ma poi anche appalacchia. bollette non pagate, insomma, ci sta un danno di oltre 4 milioni e mezzo di euro, ecco, Il bilancio, sì, anche io ho letto una Per cosa 17 analoga. anni i fascisti allo Stato italiano sono costati al Comune di Roma soprattutto, tutte insomma, le società partecipate, elettrica, eccetera, insomma, 4 milioni e mezzo di euro sono costati. 17 anni? Sì, si parla di 17 anni che stanno lì. Quindi A anche parte questa cosa scandalosa, cioè, ci abbiamo messo 17 anni, mentre questi facevano debiti su debiti, perché... però appunto, no, sai che Quindi in Italia a volte introiti persi dal comune, dalle ditte, le cioè, capito? Vabbè. E però sembra che finalmente siamo arrivati alla fine di questo. Poi vedremo che succede. Ovviamente ormai è come Lasciarelli, seguiremo la questione, vediamo. Mi sembra che la magistratura, non so se si è già pronunciata, però sì, perché insomma se gliel'ha mandato il tribunale, sto coso, sto avviso di sfratto. Senti Canali stasera come rispetta le sentenze, come sa, Eh no, eh? io in certi casi divento anche giustizia. Che merda, che fame. Però sì, no, voglio dire che come con Lasciarelli seguiremo il corso della giustizia e vedremo chi di dovere, come si pronuncerà in merito. Tra l'altro Lasciarelli ieri non ha fatto nessun riferimento alla nota questione con la Lega. Ok, io ho assistito a tutta la trasmissione, ovviamente ho presieduto fino all'ultimo minuto, ma Federica, nostra signora della televisione, non ha fatto alcun riferimento perché da grande signora qual è, non penso che voglia buttare carne al fuoco così.
alimentare una polemica sterile e inutile, voleva solo mettere i puntini sulle i la scorsa settimana, immagino dal suo punto di vista, e invece per il momento quella questione lì tace. Noi ovviamente se dovessero esserci sviluppi, anche perché poi lei dice sempre la Lega vuole che querelarmi, la Lega vuole querelarmi, io non lo so se sta querela è partita, quindi vedremo che succede poi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ammesso e non concesso che succeda qualcosa. Quindi Ma abbiamo queste due quererarla questioni. voi per cosa? Allora, il casus belli, ICA sono due. Non è solo un caso sbagliato, è appunto l'inchiesta che la Sciarelli, insomma chi l'ha visto, stavano facendo, perché ieri non se ne è parlato, rispetto alle RS, alla mala gestione e alla No, mala appunto, gestione però cosa se delle fanno la RS querela, alle dopo mala gestione. ovviamente la querela vedranno che queste informazioni sono state prese da indagini, da atti, da documenti, ecco, quindi non è Questo che è lo frutto vedono della già, fantasia della infatti. Sciarelli. Questo lo vedono già, infatti, questa Quindi la querela secondo me non la faranno. probabile querela è stata minacciata quando lei ha letto in trasmissione una mail che, insomma, il giorno, la settimana successiva, cioè la settimana scorsa, lei ne ha riparlato perché ha detto: no, guardate, non è vero che sta mail, io me la sono inventata. Ha detto che era firmata, ha detto da chi era firmata tra l'altro dalla moglie di un personaggio famoso, uomo di destra, no? Dice Sì, che poi è giustamente la morto ieri, un Sciarelli. altro ieri, mi sembra. Ma Gervaso. veramente? Sì. È morto? Morto ieri, l'altro ieri, sì, no? Del Ma genere. zitto un po', veramente? Sì, oh, Ma di purtroppo sì. Covid, no? No, No, che ne so. vecchiaia, penso, oh. In Lombardia, vabbè, e quindi appunto diceva: non è che è una mail che mi ha mandato, insomma, una rivoluzionaria boliviana, me l'ha mandata una donna di cui O appunto. Hermes Maiolica. E Hai capito? Cioè, esatto, quindi proprio per testimoniare la veridicità. salutiamo perché è sempre, voglio dire. Ciao Hermes, sempre sul pezzo. E quindi questa è una cosa. L'altra querela, perché allora, è chiaro che tu mi puoi querela quanto ti pare, poi bisogna vedere però se la querela che tu mi fai ha delle basi, Sì. perché dal Andiamoci momento in piano cui perché non noi dico l'abbiamo il vero... rischiata più di una volta. Beh, sì, soprattutto dagli animalisti per via dei poveri capretti di Pasqua. Certo, ma Però, non solo. dipendendovi Stani, che tra l'altro, vabbè, lasciamo perdere, infatti non ci torniamo più su quell'aspetto, però nel senso tu mi puoi querelare, però ti ripeto, poi devi dimostrarci perché mi quereli, ok? E quindi su questa cosa credo che se la potrebbero giocare, non lo so, non faccio l'avvocato. La seconda è un po' più ostica perché la Sciarelli ha sbagliato, ha detto che un esponente della Lega avrebbe detto impiccare Silvia Romano, e invece sembra che questo tipo, che è ex assessore allo sport di questo comune di Asolo, Solo su in provincia di Treviso, non fosse della Lega, ma di una lista civica venetista, indipendentista veneta, che però stava in amministrazione con la Lega e aveva fatto anche l'assessore nell'amministrazione presieduta dalla Lega, però lui personalmente non era di quel partito, ok? Quindi questo è quello che viene contestato alla Sciarelli. Quindi la Lega ha preso le distanze dai commenti contro Silvia Romano? Beh, no, non credo, visto che uno di loro avrà detto Però che se la presentazione puntualizzano questa era cosa è come prendere distanze, come dire, non è il nostro pensiero, ma mi sembra che insomma. Beh, lì l'accusa era pesante, questa ha detto impiccata, cioè una serie di Vabbè, ma ingiurie. penso che insomma i commenti che sono girati sono stati. Ma infatti è chiaro che non è che la querela te querelo o te condannano, oppure te querelo, dico che te querelo e te querelo, bisogna vedere un attimo, ti ripeto, cioè chiunque può querela chiunque, però dopo, nel senso, la Sciarelli ci avrà i suoi pure d'avvocati, no? Vabbè, Quindi... amo, sta settimana si è magnata il codice civile, la scorsa il Non mi sono vocabolario. bagnata niente, però appunto ti voglio dire che a querela si fa presto, però poi la gente deve essere condannata, insomma, per darti ragione. Quindi, Ecco, l'anima no, ma che giustizialista l'anima giustizialista, è vero, è che riscappa fuori ecco qua, la ghigliottina. io
invece direi, Ghigliottina, io invece le direi, visto che appunto ormai la trasmissione di oggi sarà particolarmente breve, perché abbiamo cominciato particolarmente tardi, e però ciò se... Ah, giusto, ecco appunto, torna Ciao. maresciallo. Ciao! Se ci sta il maresciallo tutti quell'anni via Monte. Com'è la via? Come si chiama a Roma? Come si chiama? Via Napoleone III. Tra Via l'altro Napoleone il III ci stavano. Napoleone III, male, 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 Napoleone III, proprio il ritorno della reazione infra, male, 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 male. Cioè già il nome, male, male, male. Parentesi. Male, 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 lo so, maresciallo mio, Napoleone III, male, male, male. Gli hanno pure dedicato una via in pieno centro di Roma, purtroppo. That's what, that's amore. Allora, no, ti dicevo, quindi proprio io direi va bene, giro la ruota, vocabolario aiutami, in sintonia con la trasmissione. Cercami i 99 post per cortesia, perché vabbè, sai che i miei ricorsi alla Sì, da tecnologia quando sono. eri giovane, ce lo dici sempre, tutti i giovedì, dici che quando eri giovane sentivi Che? 99 volte, avevo capito. Ma mi ha ricolto la tecnologia, non so, buona a mannà la canzone, voglio dire. No, no, però dici sempre, io quando ero giovane, 99 volte, sono al concerto. Ah, i concerti, per Ai fortuna, concerti a sì. Napoli, dappertutto. No, forse a Napoli no, però in varie parti. Beh, meno male, scusa. Invece l'ho visti pure al G8 a Genova. Ah, bravo, io stavo a Perugia, un viaggetto, che sfigata, lo so. Viveva a Perugia, che devo... La lotta al salotto, brava. Ma la lotta a San Francesco al Prato, che c'è stato un viaggetto, zitto, per caso, mi fa ricordare che non tornava di Capito, Genova. tra il G8 a Genova e Umbria Jazz. Vabbè. Cioè, se ti innamori, tu non ci sono nata io, ma tu te rendi conto, Capito. vabbè, dai. Una roba che non c'è segreto. Però io credo che sta canzone l'abbiamo già mandata qualche giovedì fa. L'abbiamo già mandata qualche giovedì fa, però non importa, perché è un evergreen e soprattutto, ti ripeto, è proprio in Tanto gli sintonia con... spettatori sono cambiati rispetto a giovedì, quindi. Esatto, quindi adesso gli mandiamo Rigurgito antifascista, che è un evergreen di Zulù, e che portiamo, io almeno porto sempre nel cuore questa canzone. Si è persa, ce ne stanno varie versioni, eh. Sì, un attimo. Ha cominciato a piovere, ecco qua. Mi ricordo ancora quando stavo in radio e pioveva e io vedevo tutte le macchine sfrecciare da Porta Sant'Angelo e schizzare i passanti che si incazzavano e gli mandavano i peggio improperi. Perché c'è quella faccia? No, perché sta a sentire a te. È vero, mi ricordo di quando stavo in radio e pioveva. Eccoci. Si sente, sì. Questo. Sì. Piano piano. Anche le 7:35. E infatti il titino si fa bene. Domenica allo stadio, tutti a sfogare frustrazioni accumulate in settimana ad obbedire, obbedire ad un potere strumentale al capitale. Sì, signore, mi dispiace, ho fatto male. Cala la notte, mette a posto le cartelle, regola i calzoni con due comode pretelle, rasano la testa, l'anfibio bene mostra, coltello nella tasca ed incomincia la giostra. Drogato, negro, frocio, comunista, pervertito, terrone, pancapesca, santo, naso, travestito, quando vado travestito, nascondermi, sarai individuato, e nel cuore della notte, sarai sprangato, stando porta, faccia infame, ti raccoglie dalle spalle, mi colpisci con le lame, non ti fai vedere in faccia, non serve a niente, con la tua puzza di merda ti distingo tra la gente, c'ho un rigurgito. Quale rispetto per il nostro unico spettatore che ci abbiamo in questo momento. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista, c'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista.
Ma che sta a fare? Preparo da mangiare. Violenza dettata da necessità. Necessità oggettiva quella di poter campare. Campare liberato dal lavoro salariato. Ma la tua violenza l'ho già spiegato. È l'azione più eclatante, miserabile, impotente di chi non può far più niente, disprezzato dalla gente. C'è un rigurgito antifascista. Se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'è un rigurgito antifascista. Se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'è un rigurgito antifascista. Se vedo un punto nero ci sparo a vista. Sei il braccio armato del padronato, che ti tocca fino all'osso e poi sei licenziato, miserabile servo dei servi del potere. Tu questo lo sai bene, tu ti fai incazzare. Vuoto come un cesso, non ti sai organizzare. Vigliacco represso, incominci a picchiare. Di te rivoluzione, fottutissimi vermi. Ma siete solo servi, dei servi, dei servi. Servi, dei servi, dei servi. Nulla può smettere la natura di bastardi generati con la cosa peggio bene di consumo. Sistematicamente merda. Chi mette immagini ricicla stereotipi a reti unificate per la brava gente. L'informazione di regime non vede, non sente niente. Non si parla di che è picchiato, bruciato. Mentre il fascista oggi a guardiadello stato il nome di un valore vinto. Uccide per istinto come bestie feroci accennate dalla tua diozia. 99 volte tu antifascismo militante senza tregua, la sola costante. In culo alla gente che pensa incoerentemente. Per questo chi mi ascolta non mi darà torto. L'unico fascista buono è fascista morto. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. Dico non mi provocare, dico non mi disturbare, dico stammi lontano, dico vattene a cagare, dico se mi incontri per la strada incomincia a scappare, tieni bene a mente, dico non dimenticare. Per chi tocca i compagni so cazzi da cagare, mi puoi fare l'agguato, mi puoi sprangare, ma i compagni sono tanti, ti verranno a cercare in massa di giorno per fartela pagare. Allora non si scappa, non c'è niente da fare, la rabbia dei compagni non ho lasciato fermare. Respiri per non morire, lotti per continuare a campare. La lotta continua, va avanti, si evolve. Dopo tanti anni di infamia e di vergogne sarete ricacciati per sempre nelle fogne. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'è un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'è un rigurgito antifascista. C'è un rigurgito antifascista. C'è un rigurgito antifascista. C'è un rigurgito antifascista. Sì. Allora, eccoci qui, grande canzone, sempre molto attuale. Mi senti? Come no? Bene, niente, allora guarda, concludiamo perché purtroppo appunto io devo concludere sempre prima che c'ho il bimbo. Tu devi mangiare il bimbo pure e niente, concludo dicendo solo che chi l'ha visto, proprio la Sciarelli mi sta stupendo, grandi puntate, la ragazza di Terni sembra sia stata ritrovata perché è tornata a casa, non l'ha detto la Sciarelli ma l'avevano scritto sul sito e l'avevo anche letto sulla stampa locale. Una serie di casi nuovi ieri, anche casi assurdi, uno veramente assurdo con Odomà. Ti sento, ti sento.
Uno che si era messo a fare il cecchino pensando che c'aveva i mostri a casa, vabbè, casi assurdi che non so chi l'ha visto o dove possa trovare, però quindi bene, ma l'appuntamento col quale voglio lasciare è domenica, non c'è più un giorno in pretura, ma ci sarà la prima delle due puntate di Storie Maledette con Franca Leosini. E che quindi ci lascia la contessa Petruzzelli, però per la grande, la seconda della triade Nostra Signora della Televisione, Franca Leosini, appunto, che E torna, è stata. su che cosa sarà, lo sai, l'hanno E detto? non conosco il nome del caso, è un caso di femminicidio. Lei va a intervistare quest'uomo che è stato condannato, credo, per l'assassinio della moglie. Lui e lei è stata, tra l'altro, ospite da Bianca Berlinguer l'altro giorno e ha un po' spiegato, come sempre, grande, mitica, una grande donna, veramente grande eleganza. Franca Rosini, gli hanno detto: ma lei andrà in vacanza? E lei ha detto: sì, e dove andrà? E sto di Napoli, vado a Capri. Grande Franca Leosini che va a Capri. Va bene, va bene, va bene, ragazzi. E Beh, nulla. tu hai piedi lungo a pigliare l'aperitivo. Sì, no, io sto proprio cercando casa a Pieniluco da prendere 2 settimane con la mia amica Emiliana. Anzi, se dovessi trovare qualcosa, fammi sapere, perché Vabbè, come no? quest'estate così incerta, alla fine ci butteremo nelle vicinanze, cerchiamo anche a Terminillo, addirittura sconfiniamo. Poi ti spiego. Poi c'è quella bella casetta a marmo che è, perché è occupata da qualcuno già. No, 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 però Pieniluco ci sta il lago, c'è più movida, ecco. Abbiamo fatto questo ragionamento, anche se il mio cuore. Infatti voi proprio la movida. Oh, anche voi, Mi pare da vedervi la sera alla movida. no, io la sera verrò a bere dalla nostra amica Laura, che come ogni giovedì salutiamo nel Esatto, suo il compleanno chiosco. pochi giorni fa. Allora, tanti auguri, Laura, anche tanti auguri in ritardo, non lo sapevo, perché apro poco Facebook, metto una storia, chiudo al massimo. È vero, cretino, insomma, il naso lungo. Va bene, niente, devo andare. Qualche querela in corso, perché? Ma Perché con usi chi? poco Facebook? No, che ne so, visto che in Ma perché non passato eri. c'è tempo? Vedi che c'è il bambino che piange, che gli do da mangiare, non c'ho più tempo, ti guarda Facebook. Tutti i professori tra maggio e giugno poi stanno sbroccati, i consigli, i collegi, gli scrutini, le relazioni che hanno. Certo, voi allacci proprio picconate, invece il lavoro che è curante fate Ma guarda, io voi. infatti la mattina c'è sempre da fa. Hai capito? Mi chiami alle 10 di mattina, la gente normale quella mattina sta lavorando. La gente normale. Brava, la Va gente normale. Va bene, via. Fatta bene, amici. una Ci vediamo certa, alla giovedì prossimo. prossima, alla prossima. Commenteremo ovviamente storie maledette. Commenteremo storie maledette. Dai. Qui non Ciao. è più per amor del trash, è per amor del giallo. Dai, a giovedì. Ciao.